Il Green TG a Siracusa per raccontarvi con una serie di edizioni speciali quotidiane il G8 Ambiente, il vertice dei ministri dell'ambiente degli 8 paesi industrializzati che si aprirà ufficialmente domani qua fino a venerdì. Siamo davanti alla Rocca, al Castello Maniace, che è la sede principale dei lavori, ed è qui che appunto a partire da domani si incontreranno i ministri dell'ambiente di Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Giappone e Russia, ma non saranno i soli perché insieme agli 8 grandi ci saranno anche altri paesi, a partire dalla Cina, l'India, il Brasile, il Messico, l'Indonesia, il Sudafrica, l'Australia, la Repubblica di Corea e per la prima volta anche un paese arabo, l'Egitto. Paesi uniti per discutere di cambiamenti climatici, della lotta ai cambiamenti climatici, della difesa della biodiversità, in quello che è considerato un incontro fondamentale di snodo in vista del vertice di dicembre a Copenaghen proprio sui cambiamenti climatici. Questo G8 è stato fortemente voluto tra l'altro dal nostro ministro per l'ambiente Stefania Prestigiacomo in questa che è la sua città natale, ed è proprio lei che abbiamo ascoltato in occasione della conferenza stampa con la quale questo pomeriggio ha inaugurato ufficialmente i lavori. Noi pensiamo che da Siracusa possa partire in qualche modo una grande alleanza tra nord e sud del mondo, a partire dalla diffusione delle tecnologie a basso contenuto di carbonio. La lotta ai cambiamenti climatici è la grande sfida, è il grande tema dell'anno che parte da Siracusa, ma che si tratterà anche alla Maddalena, dove ci auguriamo che veramente possano essere prese delle decisioni vincolanti, perché si possa arrivare a Copenaghen con le idee chiare e con la volontà di sottoscrivere un impegno globale. Dunque un appuntamento importante nel quale sarà l'Italia a giocare un ruolo fondamentale per dirigere la discussione e gli approfondimenti su questi temi. Un ruolo importante che viene giocato in questa sede anche dal CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggio, infatti presente qui a Siracusa, ha anzi aperto in anticipo i suoi lavori con il seminario di studio sulla gestione e la valorizzazione degli imballaggi nelle grandi isole del Mediterraneo. Ascoltiamo Martina Tombolini. Il 93,2% dei rifiuti urbani in Sicilia va in discarica, a fronte del 21,7% della Lombardia e del 37,6% del Veneto. Per evitare che quest'isola del Mediterraneo diventi un ricettacolo di rifiuti, occorre intervenire in tempi brevi, come attraverso un sistema di raccolta differenziata efficiente e avvalendosi dei termovalorizzatori. È il monito lanciato dal presidente del CONAI, Perron, intervenuto quest'oggi al seminario di studio promosso proprio dalla provincia regionale di Siracusa, il giorno che precede il vertice del G8 Ambiente. È sicuramente complesso, però la Sicilia è grande, quindi senz'altro se si reimpostano le cose in un modo ordinato si può arrivare a grandi risultati. La collaborazione che deve esserci tra chi effettivamente raccoglie, che generalmente è la municipalizzata, il comune e il CONAI, in modo da impostare le cose bene, partire con una certa gradualità e tendere a fare un'effettiva raccolta differenziata. Per tutte le giornate del G8 Ambiente sarà visibile al pubblico anche la mostra di CONAI Pensare Futuro, una mostra allestita nel centro storico di Siracusa e inaugurata questo pomeriggio. C'era per noi Morena Bartolacci. È stata il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo ad inaugurare la mostra Pensare Futuro, segno emblematico della presenza di CONAI a questo G8 Ambiente. Mostra che già dal 2006, anno del decennale del consorzio, è itinerante in tutte le più importanti occasioni dedicate all'ecosostenibilità. All'apertura della mostra, allestita presso la Galleria Civica Montevergini di Siracusa, presenti ovviamente anche i vertici di CONAI, il presidente Piero Perron e il direttore generale Giancarlo Longhi. In esposizione oltre 50 soluzioni di packaging a ridotto impatto ambientale, frutto di oltre 10 anni di esperienza in fatto di prevenzione da parte delle aziende. Fornita di schermi touchscreen per rendere protagonisti gli stessi visitatori, la mostra anche qui a Siracusa vuole sensibilizzare sulle buone pratiche degli imballaggi ecosostenibili. L'intera isola di Ortigia, cuore storico di Siracusa, è teatro in questi giorni di esposizioni, opere d'arte e manifestazioni collaterali al G8. Una trasformazione della città e soprattutto un evento che i siracusani stanno accogliendo così. Il ponte che state vedendo è il ponte di Santa Lucia, attraversandolo si arriva proprio qui all'isola di Ortigia. Ci sono già delle transenne che delimitano il traffico per le automobili dei non autorizzati che possono accedere all'isola e fervono già i preparativi per l'apertura domani del vertice del G8 Ambiente. Questa è la cartina, la mappa che la Polizia Municipale di Siracusa ci ha dato per capire proprio la zona riservata soltanto alle auto dei residenti e ai pedoni.
Come sta vivendo la città di Siracusa per questo vertice internazionale sull'ambiente? Normale, non, cioè, senza allarme, con tranquillità, cioè, nella piena tranquillità, facciamo quello che dobbiamo fare tutti i giorni. È un'occasione molto importante questa, perché non capita tutti i giorni di avere il G8 a casa. Ecco. Perché arrabbiate, signora? Perché vengo dall'ospedale, che sto accudendo alla mia mamma che ha 80 anni e mi hanno fatto lasciare la macchina qua in giro perché io sto dopo Porta Marina e non mi fanno entrare. L'unica cosa che mi preoccupa sono i no global,